Oggi vi do un consiglio prima di aggiornare tutte le vostre fotocamere in generale, ma ovviamente utilizzerò una Nikon Z8. Prendete una bella schedina SD, inseritela senza inserire la CF Express, accendete la camera, andate nel menu impostazioni, quello con la chiavetta inglese, e andate su salva carica impostazioni menu, cliccate verso destra. Una volta che vedete in evidenza salva impostazioni menu, premete ok, ripremete verso destra, vedete che adesso il menu carica impostazioni menu si è colorato, quindi avete salvato correttamente tutte le vostre impostazioni che avete meticolosamente settato sulla vostra camera. Che cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio di inserire poi la scheda SD nel vostro computer, andare nella cartella principale che vedete qui e avrete questo NC7012 bin, lo trascinate in una cartella. Io personalmente mi sono fatto una piccola sottocartellina in impostazioni Nikon su Dropbox, così diciamo c'ho un backup a vita di queste impostazioni. Siccome poi quando andate a ricaricare le impostazioni il file si deve chiamare in questo modo, io creo semplicemente una copia che vado a rinominare Z8, ecco qua, così ho tutti e due i file che sono stati creati nello stesso giorno, vedete, quello della Z62 creato il 17 aprile 2023, oggi ho creato e salvato le impostazioni della Z8, quindi so che questi due file sono appunto quelli della Z8 e se mi dovesse servire ricaricare le impostazioni a seguito di un aggiornamento firmware, a seguito di un invio in garanzia a Nital, perché ogni volta che vi ritornano alla garanzia le vostre impostazioni vengono cancellate, non so per quale motivo, e basta che rimettete questo file sulla scheda SD, reinserite la scheda nella camera e cliccate su carica impostazioni. Questo è un trucchino, un trucchetto utile che vi salva la vita e vi consente di risparmiare tempo e fatica ricaricando tutte le vostre belle impostazioni che avete settato con cura nel corso di anni magari.